Allora, come ben sapete, io sono il più giovane in questa lista e... Tutte e due. Ah sì, sono il più giovane, effettivamente, perché io passo 20 anni a giugno, quindi sono proprio il più giovane di tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare comunque la nostra lista, perché io mi rendo conto davvero di aver conosciuto delle persone davvero straordinarie e ho soprattutto riconfermato il fatto che ci sono delle persone a contenore che possono fare davvero tante cose. Cioè, per esempio Paolino è stato anche il mio educatore, mi ha formato, nel senso. Quindi, cioè, io sono uno studente di ingegneria al Politecnico di Milano e spesso quando, cioè io sono un pendolare e spesso mi viene detto che comunque Milano è un brutto posto, però io mi rendo conto che anche Pontenure non scherza, ma davvero, cioè è una roba spaventosa, cioè ci troviamo in una situazione davvero brava. E qualche tempo fa qualcuno dell'altra lista ha detto che voleva addirittura diffondere la cultura qua a Pontenure. Ok, allora sei davvero un premio Nobel, però va bene, ci sta. Però facciamo un attimo un paio di calcoli, perché qua dobbiamo parlare di una tangenziale che non è a norma. Si parla di un'inaugurazione di una scuola che se ne parlava di quando io andavo ancora alle elementari. No, avevo appena iniziato le medie, quindi si parla di 8 anni fa. Ci vogliono 8 anni per fare una scuola. Ok. Poi parliamo anche di una scuola elementare, della palestra delle scuole elementari, dove i ragazzini, per fare lo sport che gli piace, devono rimanere freddi nel periodo di dicembre. Io sono un istruttore di karate, sono più o meno, io faccio parte di questa disciplina da quando ero alto comodino a Bigorso, quindi ero davvero molto piccolo. E cioè, diciamocelo, io una certa esperienza e io mi alleno anche fuori all'aperto quando ci sono 2 gradi, questo non è un problema per me. Però dei ragazzini di 4 anni ad allenarsi con almeno 13 gradi, con 13 gradi in una palestra, a me non sembra che questo, che l'amministrazione comunale stia facendo questo gran bel lavoro. Ma davvero, cioè, io non so cosa dire sinceramente riguardo questa cosa, però ci tengo a concludere con questa cosa. Il 25 di maggio, quando ci sarà il momento di votare, votate questa persona qua. Davvero. Grazie.